Ciao, sono Fabrizio Cicero, sono un artista contemporaneo, diciamo, pittore contemporaneo. Mi trovo alla Biennale di Arte di Marsica. Abbiamo visto le tue opere e presenterai un dittico Sì, un e poi. dittico che parla per ora degli asteroidi come forme affascinanti che appartengono a lontani universi e sono molto quiete, sono molto perse nello spazio, così immobili quasi, però sono pronte a cambiare di traiettoria attraverso scontri con altri corpi celesti. Mi piace il fatto concettuale del cambio di traiettoria, come nella vita. E molto spesso per ora accoppio questi asteroidi a immagini del passato, del cinema del passato. Come se si staccassero definitivamente dalla Terra, dal nostro universo, dal pianeta celeste. Però possono cadere e cambiare la civiltà, proprio il gusto in quel caso. Come mai hai scelto queste opere per questo Perché progetto? sono le più nuove che ho. Per questo progetto le ho scelte perché per la natura di questo posto, anche per quelle montagne che ci sono, gli asteroidi sono fatti più di rocce, sono proprio rocce a differenza delle meteoriti. E quindi trovo un paragone con questa terra molto, molto forte, molto rocciosa, circondata da montagne, molto bello. Quindi quando pensi di terminare questa ricerca, sei a buon punto, l'hai appena No, no, iniziata? in realtà ancora sto cercando immagini nuove, però mi sta influenzando anche il fatto che molti stanno facendo dei ricercatori mandano anche sonde per vedere di questi asteroidi da vicino, nuovi asteroidi ancora più grandi per monitorarli, perché ci sono un sacco di oggetti spaziali. Quindi questo mi affascina, il tentativo di conoscere queste forme sconosciute. Infatti un quadro che c'è anche alla Biennale si chiama Unknown. Però il quadro è un asteroide, ritrae un asteroide con una figura di Umana quasi, donna sì. umana stagliata, quasi un fantasma, infatti è una figura del cinema del passato, un film degli anni 60, 8 e mezzo. E io sono molto legato al cinema, infatti i primi lavori che facevo mi divertivo a far sciogliere personaggi del cinema, non so, Anita Ekberg, Mastroianni, Pasolini, perché arrivato a Roma, sai, uno arriva a Roma col mito di Roma, del cinema di Roma, e quando vedi la povertà culturale in televisione non corrisponde col tuo sogno, vedi un po' tutto questo mondo che si sfalda. E io facevo anche dittici col personaggio integro, il secondo un'esplosione del personaggio stesso. Mi divertivo. Poi sono arrivato anche a questi asteroidi. E li paragono anche a questi divi del passato, no? Che sembra non siano mai esistiti. Ok, Fabrizio, sembra che questa emozione che avevi si è disciolta come un asteroide caduto in terra, quindi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per insomma, i prossimi progetti che sicuramente realizzerai. Grazie, Ciao! grazie.